Amici di Rosso Parma, siamo con Arif, lo ricorderete il caso della DL Cobas, sollevato da DL Cobas alla Taddei, la number one. Siamo di nuovo in piazza a denunciare una situazione perfino peggiore, Arif, quella di una donna incinta che è separata da... Sì, da marito. Praticamente noi i primi sciopri che abbiamo fatto, dopo hanno puniti una ventina di persone, alcuni cambio di mansione, il posto di lavoro hanno fatto spostare da un lavoro, hanno messo il lavoro più basso che esiste. Poi stavamo prendendo il punizione circa da 2 mesi, a un certo punto uno di quelli ragazzi che hanno preso il punizione, che hanno trasferito 6 persone da qua, il posto di lavoro si circa 20 km. Okay. Tutte queste persone che muovono con la bicicletta. Loro quando vengono a nuove cooperative ci muoviamo con la bicicletta, 20 km come facciamo? Non c'è neanche l'autobus che si passa fino là al lavoro. Quindi ci tocca andare o bicicletta o con un taxi. Loro pagavano 40 euro per andare e ritornare con taxi. È uno di quei nostri ragazzi che trasferiti da qua a Ponte Vivo. E la sua moglie è incinta. Lui ci tocca lavorare 8 ore là, 3 ore per andare a tornare, quindi si passa 11 ore. Poi deve venire a casa per cucinare, perché la moglie è in gravidanza che non riesce a cucinare, che lui non riusciva più a fare, per 11 ore di lavoro, poi viene a casa a cucinare, cioè a un certo punto non riusciva più, ha chiesto la nostra cooperativa che se portare indietro, se per smettere di punizione, che vuole tornare indietro a lavorare dove era prima, perché è più vicino. Certo. Loro hanno detto no. Poi ha detto che c'è la sua moglie che è in gravidanza, c'è incinta, che non riesce a fare tutto insieme, se la lasciano là dove lavora adesso. Adesso abbiamo chiesto i Pasquinelli, il nostro presidente di Taddei Training, e ha risposto no. E hanno detto vabbè, vi porto a dicembre, ma a dicembre c'è lontano, come fa, donna che è incinta adesso. Alla fine lui ha dovuto allontanare la moglie da lui, che ci ha mandato a Bologna, ogni giorno a fine lavoro va a Bologna per vedere la moglie. Ma per caso, se succede qualsiasi problema, chi lo chiama l'ambulanza? Ma lei, la donna che è ancora arrivata, appena arrivata, non sa parlare neanche italiano. Cioè, è rimasta da sola con gli amici, ma non riescono a fare una cosa del genere. Io mi vergogno di lavorare proprio con un'azienda, noi stiamo, ma il problema è la cooperativa, quelle ste cose che facendo non è giusto, si vede benissimo, si capisce benissimo. Il problema è noi lavoriamo per Barilla, per Mellin, per Averna, per cose, ma loro almeno non possono intervenire, che una donna che è in gravidanza e sta in pericolo, dico, in situazione questo, che abbiamo chiesto che far tornare indietro, ma vogliono uccidere una donna in gravidanza. Ma la domanda, ma dove siamo? Siamo venuti da lontano qua per mantenere la famiglia, non uccidere la famiglia. Ma nostre aziende, noi lavoriamo per Barilla, sotto una cooperativa. Però la domanda mia, ma Barilla, loro non possono intervenire, ma qual è il problema? Perché gente stanno facendo, cosa chiedono? Non è che noi abbiamo chiesto una stella a luna, abbiamo chiesto soltanto le malattie che vanno pagate, poi i livelli, queste cose che noi stiamo lavorando, non so dove stiamo adesso, un contratto nazionale che dice, che legge quello, alla fine non fanno niente, non cambia niente a questo magazzino. Ma a me mi dà fastidio che come mai queste aziende, noi lavoriamo per le aziende, perché non interviene per ascoltare qual è il problema? Perché? Questa è la domanda e chiedo che perché non vengono a salvare, che dove siamo adesso, dalla cooperativa devono salvarci. Ma adesso loro, dopo che abbiamo chiesto la manifestazione, fino adesso non hanno risposto mai, sempre detto no, no. Quando hanno visto che noi stiamo facendo una manifestazione, ieri chiama e dice che venite martedì, facciamo un incontro. Ma abbiamo fatto 100 volte abbiamo fatto incontro, non ha sempre avuto no, 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 siamo stufi. Adesso martedì ci andiamo di nuovo a Taddei per il discorso dell'incontro. Ma io sono sicuro che non abbiamo niente, stavolta anche diranno qualcosa, sempre no. Comunque vi avviso che martedì ci andiamo. E cosa dicono? Vi faccio sapere prossimamente. Anche vedete voi esattamente cosa vogliono fare. Vogliono distruggere la nostra famiglia, vogliono che ci possiamo mantenere la nostra famiglia, che non ci tocca allontanare la moglie dalla situazione che è in gravidanza. Voglio che salvateci questa donna che è in gravidanza. Dateci una mano. È vergogno
di queste cooperative che ci lavoriamo. Dicono che siamo 50 anni, 60 anni che questa cooperativa è a Parma, ma 50 anni cosa avete guadagnato? Questo alla fine, che uccidere una donna in gravidanza? Allora vergogna una cooperativa così. E questo era Rif. Ricordiamoci che Taddei significa number one, e number one nasce da una costola di Barilla. Salutate voi se questa è Parma. Essere trattati da persone e non da schiavi all'interno dei luoghi di lavoro è una questione di civiltà che ci riguarda tutte e tutti, cittadini e cittadine e amministratori locali della città di Parma. In particolare oggi siamo qua in presidio perché i lavoratori della DL Cobas, del magazzino della Number One, della cooperativa Taddei, sono stati puniti perché hanno scioperato con dei trasferimenti, sono stati trasferiti lontano e hanno difficoltà a raggiungere il nuovo luogo di lavoro perché non dispongono di mezzi propri, in particolare anche con delle mansioni punitive. Potete guardare queste immagini dove sono stati messi a strappare delle erbacce a mano, neanche dotati di un'attrezzatura. Questo è il mondo dei nuovi schiavi e noi siamo qui per dire basta e non accettiamo questo tipo di trattamenti. E inoltre a pagare sono intere famiglie, in particolare la moglie di un lavoratore della Taddei ha una gravidanza a rischio. Questo lavoratore è stato trasferito e non è più in grado di occuparsi della propria.